Non era nuovo nella politica, ha fatto il segretario regionale del PS, è stato vicepresidente della giunta regionale, ha fatto una bella carriera, è stato sempre confermato nei vari governi. Noi più arrivavano gli avvisi di garanzia, più lui faceva carriera. Quindi adesso è capogruppo del Partito Democratico. Nessuno che dica una parola sul fatto che, per esempio, in Calabria, grazie a una legge che esiste, è stato reintegrato proprio negli scorsi mesi, ad agosto, un consigliere regionale che ha una condanna a 7 anni e 1 mese, via definitiva, 6 mesi, via definitiva, per associazione a delinquere, truffa e tanti altri reati, tra virgolette, minori. Questo consigliere regionale, capogruppo della Margherita, è stato arrestato, appena eletto consigliere regionale, ha atteso l'esito del processo di primo grado che è arrivato, poi nel frattempo è stato sospeso dal consigliere ed è rimasto un anno in panchina, nel frattempo gli è subentrato un altro. Racconto questa parentesi per farvi capire come che funziona un po' il meccanismo. Cosa succede? Tra il primo grado e l'appello, la decorrenza dei termini, allo stesso modo in cui il dottor Riina, il figlio di dottor Riina, Salvatore Riina, è uscito dal carcere, gira libero, lo sforazza per Corleone, adesso questo consigliere regionale, visto che i processi della giustizia, i tempi della giustizia sono troppo lunghi, è arrivato a ritornare in consiglio regionale a riappropriarsi del seggio che gli era stato negato e sospeso in tempo. Quindi anche questa è la Calabria che De Magistris ha tagliato a fette col bisturi, quella del malaffare, e adesso vediamo ora le cronache di questi ultimi giorni dare comunque, se non ragione, quantomeno far vedere che nella procura di Catanzaro qualcosa non funziona. E De Magistris queste cose le faceva da 2 anni, noi eravamo lì con lui a sostenerlo, piano piano tutta la società calabrese che si è mobilitata accanto a lui. De Magistris cosa ha capito? Ha capito che la prima istituzione in Calabria, e questo adesso ormai è risaputo, non sono né l'arma dei carabinieri, né la polizia di Stato, né il consiglio regionale. La prima istituzione è la massoneria, più o meno deviata, più o meno fa differenza. In Calabria ci sono più logge massoniche che commissariati di polizia e caserme dei carabinieri. E dietro ogni loggia massonica c'è quasi sempre una o più logge coperte, cioè io non so, già sono grembiolini, cappuccini, robe varie, immagino quando si coprono con un mettono addosso. È lì dentro che si muovono gli affari, lì dentro c'è il santista, che sarebbe il mafioso che ha fatto carriera, quello che studia all'università, quello che ha i legami con la massoneria, con il mondo politico, con il mondo imprenditoriale. Lì dentro c'è il politico, quindi la mala politica, c'è dentro il malaffare, perché ci sono anche gli imprenditori, quelli coraggiosi che denunciano, ma ci sono soprattutto quelli con i denti, con il sistema. Ci sono i due, diciamo poi, i personaggi più o meno mafiosi e i massoni, che sono il collettore di questo. De Magistris è stato proprio lì a capire. Poi non si tratta di scegliere se il reato che deve essere contestato è quello di 416 semplice o bis o ter o violazione della legge anselmica contro le società segrete. De Magistris ha capito qual era il problema della Calabria. È un problema nazionale. I legami che erano stati creati giù da Torino Saladino erano legami internazionali. Si parla di personaggi che attualmente, diciamo, l'inchiesta è ancora in corso, spero che vada in corso e che arrivi a un esito positivo, visto che insomma dopo che l'hanno tolta De Magistris hanno fatto in modo che venisse smembrata. Adesso l'inchiesta poi non esiste più, perché se io la spezzo e la do a 4-5 sostituti procuratori, non me ne intendo perché sono laureato, però penso che sia molto più difficile, perché non tutti i pool sono il pool di Palermo, di Falcone e Borsellino, quando già la procura di Catanzaro i magistrati non si salutano, non si guardano in faccia tra di loro contro il procuratore. Quindi già il primo danno è stato fatto, spero che ce ne sono alcuni che abbiano voglia di lavorare. Adesso c'è una situazione insomma quanto tranquilla e spero che anche la procura di Salerno vada avanti. Certo, vedere che qualcosa si produce è un risultato insomma già per quello che noi facciamo. Vedere che in tutta Italia si parla di questi fatti, vedere che si è capito che l'Andrangheta, io non li minimizzo mai, cioè l'Andrangheta è vero, l'Andrangheta è Duisburg, non ce lo dimentichiamo, è l'Andrangheta che dà il messaggio a tutto il mondo e anche a se stessa, va ad uccidere e a fare una strage in Germania, quindi un altro territorio, un altro contesto, lo fa alla vicina di Ferragosto, quindi anche mediaticamente, studiando gli effetti, perché quello è stato uno spot eccezionale che si è fatto l'Andrangheta a costo zero, si è fatta vedere come la mafia più potente del mondo. Però bisogna anche chiedersi quali sono le cause, non soltanto diciamo indagare sugli effetti, ma andare a cercare di capire quali
sono le cause. Ed è un po' lo stesso motivo per il quale quando io e altri ragazzi andiamo in giro per l'Italia a parlare di queste cose, non solo di Calabria, ma appunto di malapolitica, malaffare, mafia, tutto ciò che inizia con la N, massoneria, e quando parliamo di queste cose ci accorgiamo che effettivamente siamo molto più scomodi nelle manifestazioni, perché è questo che dà fastidio all'Andrangheta, capire, aver capito noi e far capire agli altri che un fenomeno mafioso così forte solo e soltanto perché ci sono altre organizzazioni anche istituzionali che non è che sono colluse con questo, ma sono proprio pervase dall'interno. Quindi cominciare a vedere insomma dove si muove il potere e capire che lì c'entra anche l'Andrangheta. Cioè io non lo dico mai perché non faccio mai pubblicità, ormai diciamo il mio gommista quasi quasi mi tratta come un cliente VIP perché mi regala le gomme visto che è corso a compassione, io non ne faccio pubblicità, ma puntualmente insomma qualche regalino fatto col coltello sulle mie gomme della macchina l'ho trovato, su quella dei miei genitori, perché magari quando esce mio fratello rientra a casa, ce ne sono stati tutti i colori, ma quella è la mafia della quale io non voglio parlare, perché quello vuol dire fargli pubblicità, quello vuol dire vedete, io non vado a fare quello che fanno Pecora e gli altri ragazzi, altrimenti faccio la sua fine, gli tagliano le gomme, gli distruggono la macchina, gli lasciano la testa del gattino morto davanti a casa, eccetera, eccetera. Non le enfatizzo mai, però perché so che bisogna andare proprio come ha fatto De Magistris, con il bisturi a tagliare la realtà. E soprattutto bisogna conoscere anche i fatti, le persone e i dati di quello che si dice. Perché se oggi, un dato dell'Eurispes del rapporto Italia 2008, il fatturato, tra virgolette fatturato, dell'economia criminale è 175 miliardi e mezzo di euro. Vuol dire tutto, Andrangheta, Camorra, Cosa Nostra, eccetera, eccetera. 175 miliardi di euro, praticamente pari al prodotto interno lordo dell'Estonia, della Slovenia, della Croazia e della Romania. Di questi, dati del Ministero dell'Interno, 42 miliardi di euro sono solo dell'Andrangheta con il solo traffico della cocaina. 42 miliardi di euro. Pensate che il prodotto interno lordo della regione Calabria è di circa a stento 5 miliardi di euro all'anno. Quindi, come glielo spiego io a un cittadino normale, a un calabrese o anche a uno che ci vede da fuori, che effettivamente l'antistato, tra virgolette, in Calabria è efficiente 8 volte di più dello Stato, perché sono numeri, sono dati, sono cifre. E poi, vabbè, vorrei dire anche altro, però mi riservo di dirlo successivamente. Io penso che comunque, diciamo, gli anticorpi si stanno seminando nella società, e parli di Calabria, di Sicilia, di Campania, si scopre che tutto il mondo è un paese. Thank you.